2000 abbiamo acquistato la seconda casa a Milano in zona Sempione. Io in realtà sono originaria di Monza, in provincia di Milano, però per noi zona Sempione rappresenta tutto, è la zona in cui sono nata, in cui sono cresciuta, ma soprattutto ci sono tanti locali, tanti ristoranti, tanta movida ed è la zona in cui ho conosciuto Emanuele per la prima volta. Alice ci siamo conosciuti durante la pandemia, eravamo in zona arancione, facevamo lunghe passeggiate in Parco Sempione partendo dall'Arco della Pace fino al Duomo. Abbiamo trascorso tutto l'inizio della nostra conoscenza proprio su queste panchine, lunghe chiacchierate che ci hanno fatto capire che siamo fatti l'uno per l'altro. Questa zona ha segnato l'inizio della nostra convivenza ed è proprio qui che abbiamo scelto di restare a vivere. Hey Mrs. Claus, this one's for you. Casa da ristrutturare? Magari, proprio da buttare giù. Albi, sei arrivato nel momento giusto, vieni che te la facciamo vedere. Ragazzi, un attimo. Amore, mi fido di te, Albi, fido di te, ma io devo scappare. Non l'assecondare troppo nelle scelte. Ciao, amore. Ciao. 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 Meno male che abbiamo gli stessi gusti, da solo sarebbe impossibile. Però Alice, ti prego, niente cabine armadio perché poi vanno riempite. Milano è spesso inserita nell'elenco delle città più grigie e cementificate d'Italia. Ci sono zone però in cui questa impressione si rivela del tutto falsa. Alice ed Emanuele hanno acquistato il loro nuovo appartamento nel cuore verde di Milano, il quartiere Sempione, che prende il nome dall'omonimo parco in cui si trova anche il Castello Sforzesco. Da qui si può raggiungere con una piacevole passeggiata il Duomo. Questo luogo, ricco di storia, risalente al XV secolo, è appartenuto prima ai Visconti, poi agli Sforza. Oggi, al suo interno, ospita vari musei, tra cui il Museo d'Arte Antica, la Pinacoteca, il Museo della Preistoria e il Museo Egizio. Eccoci qui, Albi. Benvenuto nella mia nuova casetta. Permesso. Questa casa mi è piaciuta molto perché è luminosa e poi soprattutto è disposta bene a livello di spazi. Già siamo entrati e vedo la mia prima sfida. Cioè? Ma che vedi? C'è un muro. È proprio che per questo motivo, un muro all'ingresso. Il muro con quella finitura è veramente osceno. Allora, se sei d'accordo, questo sarà il mio corner a sorpresa per te ed Emanuele. Il corner sarà uno spazio fighissimo, scenografico e super instagrammabile. Voglio proprio vedere cosa ti inventerai. Ho già pensato a tutto. Nel mentre vieni che ti faccio vedere un po' la casetta, ti faccio fare un tour. Però, spaziosa questa cucina. In realtà io la vorrei molto molto più grande. Grande, ni. Con l'open space, sì. Ovviamente. Ho studiato la planimetria che mi hai mandato e questa parete la possiamo abbattere. Top, quindi facciamo un open space? Assolutamente sì. Perfetto, give me five. Andiamo di là a vedere. Andiamo. Cucina gigante, ma tanto cucina Emanuele, non io, quindi top. Ma mi devi dire qualcosa? No, Albi, andiamo, dai. Lasciamo il salotto adesso, poi si vedrà. Questa casa per due persone è perfetta, per tre è un po' stretta. Ta-da! È sicuramente da ristrutturare questo bagno. È un insieme di cose sbagliate, completamente sbagliate. Questo bagno è tremendo, è tutto da buttare giù, lo rifacciamo totalmente. A proposito, qui alle mie spalle ci sono le dimensioni perfette per fare l'antibagno. Perfetto. Sai che bisogna farlo. Ascolta una cosa, fondamentale, bisogna fare i rivestimenti a tutta altezza. Come faccio di solito, si vede che mi conosci. Molto più moderni, più funzionali e soprattutto più eleganti. A proposito dei rivestimenti, invece parliamo di pavimenti. Vieni, ti faccio vedere una cosa.
In bagno non deve mancare una doccia enorme, uno specchio gigante e soprattutto il doppio lavabo. Io questo parquet esistente e bello lo terrei. Alice, please, salviamo il parquet a spine di pesce. No, Albi, cambiamo. Voglio qualcosa di più moderno, di più fresco. Ok, però deve essere un pavimento uguale in tutta casa, magari a eccezione del bagno. Che dici, un grass effetto cemento? Sì, ci sta, però maxi formato. Assolutamente. Cosa fondamentale, Albi, su quella parete vorrei un mega armadio. Io ho tantissimi vestiti, ma in realtà Emanuele è quello che occupa più spazio in assoluto. Però Alice, ti prego, niente cabine armadio perché poi vanno riempite. Che dici? Beh, mi sembra ovvio, no? Benissimo. Bella la cabina armadio, ma è sempre disordinata. Anche perché la cabina armadio qui non c'entra. Ok, tutto chiaro? Perfetto, Albi. Io devo fare qualcosa? Moduli, documenti, catasto? No, dammi solo le chiavi. Ma io che ne so di tutti questi documenti? Penso tutto quanto io e la squadra di facile strutturare. Grazie, Albi. Io mi fido di te. Io scappo da Emanuele e ci vediamo. Ok. Ciao. Ciao. Sono tutti così, appena scoprono che faccio tutto io, se ne vanno subito. Albi, sono sicura che riuscirai a realizzare la casa dei miei sogni. Il servizio chiave in mano permette ad Alice ed Emanuele di passare le loro giornate assieme e a me di occuparmi in toto della ristrutturazione, senza avere interferenze esterne e sicuro e certo del risultato finale.